Eccoci qua, ben trovati. Anche oggi l'infermiere risponde. Io sono con Francesco Paoli, la nostra eccellenza toscana, relativa alla cura delle ulcere e delle lesioni cutanee. Olè, ben trovato Francesco. Oggi di cosa ci parli? Buongiorno a tutti, oggi parleremo di un argomento interessante. Parleremo di terapia a pressione negativa. Cosa significa terapia a pressione negativa? Lo dice il nome stesso, è una terapia che mediante un dispositivo apposito e una medicazione specifica da mettere sulla parte ammalata crea una pressione negativa, un sottovuoto in poche Un parole. sottovuoto. Dai, raccontaci questo sottovuoto, eh? Il sottovuoto, o genericamente detto così, ma comunque la pressione negativa, ha degli effetti strabilianti. Cosa accade alle ferite? Le ferite trattate con questo metodo, dopo un'adeguata preparazione, badiamo bene, non è che noi si prende la pressione negativa e la mettiamo a chiunque. La ferita va preparata da un professionista esperto. L'applicazione della terapia a pressione negativa produce degli effetti sulla ferita stessa, ovvero assorbe continuamente i liquidi che questa produce e li convoglia in un contenitore. Questo evita che il malato sia sempre a contatto con i propri umori, che sono anche a volte di sgradevole odore, oltre che essere un pablum per la proliferazione dei batteri. Quindi accelera la guarigione. Accelera la guarigione. Su questo c'è un'ampia evidenza scientifica che dimostra la validità di questo presidio terapeutico nella riduzione, nella cura delle ulcere dal decubito, ma vedremo anche di altre ferite, riducendone nettamente i tempi di guarigione. Quindi praticamente. E tu applichi una strumentazione sulla ferita e avvii questo macchinario, Io giusto? applico una Una medicazione che può meditazione. essere di un tipo in schiuma o in garza di un altro tipo, a seconda del tipo di ferita, e a questa medicazione, una volta sigillata, colleghiamo un dispositivo che noi impostiamo e con dei parametri predefiniti e mettiamo la macchina in condizione di fare il vuoto. Senti, la durata media di un trattamento. La durata media di un trattamento è di circa 30 giorni, va dai 30 ai 45 giorni. Anche lì bisogna vedere che tipo di ferita, che tipo di paziente e lo status alimentare di questo, se vi ricordate, ne abbiamo già Vero, parlato. vero, un'alimentazione molto importante. E ci sono delle variabili da tenere in considerazione. Una variabile da tenere in considerazione? Sono curioso. Una variabile da tenere in considerazione, come dicevo poc'anzi, lo stato nutrizionale. Se noi mettiamo una terapia a pressione negativa, ma non forniamo al paziente un apporto calorico, andremo sicuramente incontro ad un insuccesso. Ma accidenti. Senti, Francesco, ma tutti questi ritrovati da quanto tempo si studiano per arrivare a queste soluzioni? Insomma, ce ne vuole. Sì, hanno una storia, addirittura sembra che le prime macchine per pressione negativa l'abbiano inventate gli americani nella guerra del Vietnam per mettere e stabilizzare l'addome e per portare i soldati poi all'ospedale militare più vicino con l'elicottero. Addirittura. Sì, poi in realtà è entrata in commercio nel 1994, ma non ha una grande diffusione per motivi di vario Di genere, vario genere. però ha una grande efficacia, Ha una questo grande sì. efficacia. Senti Francesco, ricordiamo il tuo sito internet. www.francescopaoli.it. Io ti dico veramente grazie anche per questa settimana, ci stai insegnando tante cose, dicendo tante cose che io e tanti amici che ci seguono sul web, su Italia 156, non sapevamo. Noi ci vediamo fra 7 giorni. Ciao! Arrivederci a tutti e buona settimana a tutti. Bye bye!